Visualizzare per raggiungere un obiettivo è utile perché? E qual è la tecnica migliore? Tutte domandine da niente oggi, eh? Sono domande facili, qui uno risponde con una risposta che è veloce, no? Allora, visualizzare per raggiungere un obiettivo è utile, e credo perché, ok? E qual è la tecnica migliore? Ok, allora. A Firenze farò il corso proprio sul raggiungimento degli obiettivi. E una delle basi del raggiungimento degli obiettivi è la... il vivere in maniera vivida l'evento che vogliamo raggiungere. Questo perché? Perché non è soltanto visualizzare, attenzione, qui chi mi ha fatto la domanda, si può dire? Sempre io. Sempre, oh, e che, ma giocate voi due oggi, eh? Cioè, dobbiamo mischiare qui, sennò sì, c'è il trucco qua. Cioè, qui state monopolizzando la serata. Allora, visualizzare ha un senso, ma non è vivido. Visualizzare è copre soltanto uno dei sensi, cioè la vista. Il vedere vividamente, quindi il vivere vividamente una scena, vuol dire viverlo con i cinque sensi. Il che vuol dire visualizzare, sentire, ascoltare, provare, toccare, odorare. Quindi vivere la scena in maniera vivida, come se fossi lì adesso. Che è quello che accade più o meno quando sogniamo. Cioè, quando facciamo dei sogni vividi, a volte capita addirittura che ne so, ci muoviamo, abbiamo paura di cadere e ci svegliamo perché vogliamo evitare di cadere in qualche baratro, è talmente tanto vivido che noi rispondiamo fisicamente al sogno. Maria qualcuno. Rispondiamo vividamente al sogno. Qual è la cosa bella? Che la mente non distingue un qualcosa di realmente vissuto da un vividamente immaginato. Ecco perché vivere vividamente qualcosa è come se alla mente, se nella mente si installasse un ricordo di quella scena. Quindi voi non state pensando a un obiettivo, voi avete già una scena dell'obiettivo raggiunto. Quindi per voi avete già un ricordo di qualcosa che è già accaduto nella vostra testa. Ecco perché il vivere vividamente ha un senso. Perché vi permette di creare un ricordo di qualcosa che deve solo essere raggiunto, ma esiste già nella vostra mente. Quindi è come se in qualche modo voi piantaste un GPS con l'indirizzo di quello che volete raggiungere e dite alla vostra mente: adesso raggiungilo. Questo è il vividamente immaginato. Poi non è detto che, anche se voi lo viviate vividamente, si raggiunga, perché dietro c'è tutto un mondo che spesso non viene detto, perché l'obiettivo deve essere, ha determinate caratteristiche che devono essere raggiunte, che devono essere create, quindi deve essere specifico, deve essere ben formato, deve essere soprattutto ecologico. Che vuol dire ecologico? Vuol dire che deve rispettare l'ecologia della vostra mente, cioè tutta quella serie, quei sistemi di valori, bisogni, credenze, criteri, traumi e tutte quelle cose che avete. Che vuol dire? Che se voi avete, per esempio, questo è un lavoro che faremo a Firenze, se voi avete, per esempio, un valore famiglia al primo posto e un valore successo al secondo posto, e la famiglia deve restare qua perché questo è il suo posto, e vi propongono un lavoro della Madonna che potrebbe darvi il successo nel lavoro, ma dovete trasferirvi a New York, voi vi ritroverete di fronte a un conflitto interiore. Per cui la famiglia al primo posto e viene prima di tutto e poi c'è il successo. Che succede? Che se scelgo il successo e quindi vado a New York, ci sarà qualcosa dentro di me che spingerà al contrario e ci saboterà il nostro successo per farci tornare dalla nostra famiglia, perché il valore famiglia è superiore al valore successo. Se noi sappiamo questo prima, siamo in grado di creare degli obiettivi più ecologici ed evitare di andarci a immaginare vividamente di avere successo a New York, ma ci andiamo a immaginare di avere successo a Milano, vicino alla nostra famiglia. Quindi l'obiettivo non è detto che venga vividamente immaginato e magicamente va arriva, non è esattamente così, ve la vendono così sui libri, anzi neanche ve la vendono così, a volte su alcuni libri dicono basta che tu immagini, è come se fosse un grande e-commerce, clicchi e t'arriva. Sì, auguri, cioè, parliamo.
Questo ha un senso a patto che quell'obiettivo rispetti tutta una serie di elementi. E sono elementi che poi in PNL si trova la buona formazione degli obiettivi, che poi si è trasformata in legge d'attrazione, che bene o male sono la stessa cosa, solo che con la legge d'attrazione in più sappiamo che non solo l'obiettivo è ben formato, ma quando abbiamo un obiettivo ben formato, quindi la nostra vibrazione non è più voglio diventare ricco, ma voglio creare una struttura in Africa che sia fatta così, 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 che abbia la scuola, che abbia questo, che abbia quest'altro, quindi è esattamente preciso e specifico, allora un obiettivo del genere emana una vibrazione molto più specifica e attirerà tutto quello che servirà affinché questo si possa realizzare. Ripeto, a patto che sia ecologico, cioè che rispetti tutto il mio ambiente interiore, che non ci siano conflitti interiori. Quindi, certo, per vendere un libro come The Secret è semplice dire clicchi e ricevi. Credi, chiedi, chiedi, credi, ricevi, sì. Però chiedere è già non è facile, perché va chiesto in una determinata maniera. Credere è ancora più difficile. Ricevere, anche lì ne potremo parlare, perché c'è gente che non è capace a ricevere. Quindi prima deve essere ben formato l'obiettivo, poi ci dobbiamo credere, poi deve essere ecologico, poi dobbiamo essere in grado anche di ricevere. Sono diversi elementi che non sono così immediati. Di sicuro, se volete metterci un pezzo in più, il vividamente immaginato è estremamente importante, è uno degli elementi fondamentali. Immaginare vividamente vuol dire, o meglio, vivere vividamente vuol dire immaginare con gli occhi, sentire con le orecchie, provare con le sensazioni, ascoltarsi dentro, vivere nella scena, cioè guardarla con i propri occhi mentre sta accadendo adesso, non qualcosa che accadrà nel futuro. Ricordatevi anche qui, se vogliamo usare il concetto di legge di attrazione, non esiste la parola voglio questo, è ho già ora questo. Perché chiedere voglio X vuol dire emanare una vibrazione tale da restare sempre nel voglio X. Quindi fra 10 anni sarà sempre voglio X. Qui non lo raggiungerò mai. Mentre io sono, è diverso. Questo è già adesso, è già esistito, è già funzionale, è già nella nostra mente, è già un ricordo reale. Questo è vividamente immaginato ed è uno degli elementi, quindi sì, va bene. In più valutiamo che il nostro obiettivo sia coerente con tutto il nostro sistema, cioè che non vada a creare dei danni collaterali, giusto questo. Poi ci si potrebbe lavorare per giorni, però già questo basta e avanza. Di sicuro vi dà una spinta in più rispetto al semplice immaginare qualcosina. Quindi vividamente vissuto vuol dire questo.